Eccoci allora da Pescara per quanto riguarda questo match da Lazio ospite della formazione pescarese, lo stadio, il centro sportivo Delfino Pescara. Partiti adesso, il pallone all'indietro con la Lazio che manovra, il lancio lungo, Falbo che va dalla bandierina per la capolista Lazio, parte il cross di Falbo in area di rigore, saltano in molti, c'è un colpo di testa, attenzione, Bakcevanoš due volte, il palo, poi la palla fuori, ha tentato tre volte praticamente il greco Bakcevanoš a mettere il pallone in rete, calcio di punizione dalle retrovie, la formazione di Luciano Zavori, parte il lungo lancio a scavalcare praticamente tutta la metà campo, colpo di testa e sponda a beneficio, attenzione, di Scimia che prova a sorprendere in uscita Alia protesta perché ritiene di non aver deviato il pallone, invece viene concesso il calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra del fronte offensivo del Pescara. Giugaro da sinistra, però vicino a lui c'è anche un compagno di squadra, parte il cross ancora tagliato all'interno dell'area di rigore, c'è una mischia, una conclusione, però l'arbitro mi sembra avesse già fischiato, c'è stata la parata di Alia in calcio d'angolo, no, era regolare l'azione, quindi miracolo praticamente di Alia. Buono il pallone dietro per De Angelis, carica il destro De Angelis, viene contrato poi da Camilleri, Zaitz, attenzione ancora Falbo, limite dell'area di rigore sulla sinistra, entra in area Falbo, parte il buon cross di Falbo sul secondo palo, colpo di testa e pallone che viene però recuperato, credo De Angelis, Falbo ha vicino a sé Saiz, ma probabilmente andrà a mettere questa parabola, a rientrare in area di rigore, parte col sinistro Falbo, scatta di testa, colpo di testa da parte di De Angelis, la parata di Scucimarra in angolo, la parabola insidiosa che andava sotto la traversa, Scucimarra fa qualche passo indietro e poi si inarca a mettere dietro, a mettere oltre la traversa il pallone, il duplice fischio dell'arbitro che infatti sancisce la fine del primo tempo, 0-0 a Pescara, colpo di testa adesso di Capanni, pallone rinviato da Martella, lancio in profondità verso Borrelli, sono sempre Borrelli, attenzione al tocco per Pavone, Borrelli, Pavone e Mugniz, i tre attaccanti, parte il cross, colpo di testa di Mugniz appostato sul secondo palo e grande occasione per il Pescara, sciupata dal numero 11 Italo Uruguayo che mette il pallone oltre la traversa abbondantemente, lì ha in posizione centrale in porta, anche perché chiaramente la posizione centrale è anche quella del pallone, va Pavone che fa partire questo tiro, gran parata di Alia che si distende sulla sua sinistra e respinge, una parabola molto insidiosa, poi Saiz completa il disimpegno in fallo laterale costringendo Martella alla rimessa con le mani, c'è un pallone verso Cerbara, è uscito intanto De Angelis ed è entrato Francucci. Tanto attenzione all'azione della Lazio, parte questa conclusione, la respinta di Scucimarra, va Cerbara ancora sul pallone, era stato credo proprio Capanni a tentare il tiro, adesso Falbo, parte il cross, colpo di testa a respingere della difesa del Pescara, alimenta ancora l'azione della Lazio con una girata adesso alta sopra la traversa, va Cerbara in pressione, Palmucci, il lancio in profondità, colpo di testa di Bakcevanoš, Bianchi che controlla il pallone, lo mette a terra, eccolo Francucci, il tocco per Capanni, controlla con il petto Capanni, la conclusione di Cagal, Capanni, splendida la realizzazione di Capanni, grandissimo gol del brasiliano al 37esimo minuto, Bianchi per Capanni che si rifugia dalle parti della bandierina per perdere un po' di tempo, e il fischio finale, e il fischio finale dell'arbitro De Santis di Lecce, la Lazio batte il Pescara per 1-0, il gol di Capanni al 36esimo, vittoria ancora della squadra biancoceleste, nona vittoria in campionato per la Lazio.